Ed allora, se la vostra mente è necessaria alla definizione del relativo, se la vostra mente è necessaria alla divisione tra relativo e assoluto, se la vostra mente definisce tutto quello che vi sto dicendo, che cos'è la non mente se non silenzio? Ma allora, dire che colui che voi definite un illuminato deve parlare significa soltanto che parla ma tace. Tace nella mente e si esprime attraverso parole che sono sempre approssimazione. E quindi, ogni volta che voi usate la vostra mente anche per risponderci, fate un passo in più o un passo in meno nell'approssimazione. Ma la vera radice di ogni fusione con l'uno sta nell'essere al di fuori di ogni definizione. E questo non lo si raggiunge con la propria mente, ma con la facoltà che è la non mente e che noi dichiariamo indissolubilmente legata alla sparizione di ogni definizione. Soggetto. Abbandono completamente questa impostazione e ne pongo un'altra, altrettanto provocatoria ed altrettanto assurda. Cosa c'entra l'avere abbracciato la propria dissoluzione con l'ascoltare discorsi? Che cosa c'entra lo sprofondare dentro l'essere e coltivare discorsi? C'entra, figli cari, o se c'entra? Ma non perché sia importante classificare, distinguere, dividere, contrapporre o magari anche individuare. È importante parlare ed è importante usare concetti soltanto per indicarvi i vostri limiti. Ed è proprio sul limite della vostra mente che oggi vi parlerò.